una luce potente, una forte luce. Come l'hanno percepito te? Il problema della percezione tra spirito e spirito ovviamente acquista sia una soggettività e anche una maniera descrittiva per fare intendere ciò che naturalmente visto, intanto non si tratta di vedere ma di, vero, di percepire. Però devo dire che certamente un campo di energie può assumere quella che per alcuni è una luminosità, ecco, tanto per dire. Non insisterei molto su questa aggettivazione di luminosità, tuttavia sicuramente è possibile che uno spirito venga intravisto così. È da tenere presente poi che uno spirito che comunque si trova in un ambito terreno non è più già uno spirito nel senso puro del termine, è comunque uno spirito gravato anche da tipi di energie diversi e quindi a tipi di energia del campo terrestre, i quali naturalmente possono assumere particolari luminosità, ad esempio durante alcuni movimenti. A questo proposito vorrei dire un'altra cosa, a proposito del movimento, questo si collega un po' alla domanda fatta dalla sorella. Certo, lo spirito si muove in questo spazio non spazio, no? Se vogliamo dire così. Può muoversi o non muoversi, aggiungerei. Cioè non è obbligatorio il movimento. Io allo stato puro, ma in questo momento non sono allo stato puro, io allo stato puro posso essere in tutto presente. Che so, poniamo alla distanza di un milione di anni luce dalla Terra e posso perfettamente controllare una situazione, uno spazio, un contatto che si sta svolgendo alla distanza di un milione di anni luce e chi mi riceve, supponiamo, dall'altra parte, quindi che si trova alla distanza di un milione di anni luce, non porsi minimamente il problema di dove io come strutture spirituale mi trovi. Cioè non esiste questo problema. L'altro non se lo pone questo problema e non ha il minimo interesse né a porselo né a capirlo, poiché anche l'altro ha questa sua realtà che gli consente altrettanto. Dunque il problema dello spostamento non si pone. Non si pone mai per lo spirito, così come ovviamente non si pone per Dio, perché ci sono certe somiglianze di base. Tuttavia lo spirito ha il moto in sé come campo di energie, ha il moto e di fatto può operare spostamenti. Perché può o non può operare spostamenti? Preciso subito. Diciamo la risonanza del campo di forze è direttamente proporzionata all'evoluzione dello spirito. Voglio dire, uno spirito ha tanta più forza che gliene deriva dal suo stato evolutivo che meglio o in più ampie distanze spaziali nel senso dell'universo creato può operare. Ed allora egli può avere necessità di spostamento affinché la sua rappresentatività possa meglio essere esercitata. E cioè ciò dipende appunto dal suo stato evolutivo. Più si accresce l'evoluzione e più si accresce il potenziale, la potenza dello spirito. Cosa intendi per rappresentatività? La rappresentatività è la necessità di essere presente, di essere in relazione, di essere in contatto con sfere più vaste della realtà. Ed allora questo potenziale accresciuto dall'evoluzione
diciamo, pur renderli necessario o non necessario, quello che è uno spostamento oggettivo nella realtà dell'universo. Vuoi forse intendere che deve essere presente nel maggior numero possibile di posti, tra virgolette? Anche questo. O in una maniera più precisa, in una maniera più incisiva, più operativa. Ci sono tutta una serie di fatti che ovviamente voi ignorate e che poi concernono la vita reale dello spirito, il compito dello spirito, quello che lo spirito realmente fa nell'universo ed è soprattutto nell'universo. Ora però, per quanto accade nella sfera umana, il discorso è un po' diverso, e cioè lo spirito, poiché si circonda di una struttura energetica di tipo terrestre, opera dei veri e propri spostamenti in questo arco, ed allora in questa fase egli appare dimensionato e può apparire nella forma luminosa, come diceva il fratello, o può anche apparire nella forma fantasmatica, come in qualche caso, che so, di apparizioni, e si tratta di fatti del tutto banali legati proprio a questa energia che è strumentale per lo spirito. Ma si potrebbe dire che è l'energia strumentale che si sposta, non lo spirito? Cioè, ecco, questo vorrei dire. Sì, ho capito quello che vuoi dire, in effetti molte volte si verifica. È come se esistessero due spazi, sì, in effetti. Uno spazio, come lo intendiamo noi, piuttosto grossolanamente, è una specie di superspazio, o di metaspazio, in cui si sposterebbe, tra virgolette, lo spirito. Sì, ma io... Sì, capisco quello che vuoi dire. Io intendo però questo. Intendo che lo spirito talvolta è fuori della Terra ed è come se inviasse questa proiezione, sì, che è data da questo corpo animico. Sì. Tanto più che si tratta di un corpo provvisorio, lo spirito non è che deve starci dentro come in un abito, appunto, siamo sempre lì. Voi vedete queste immagini figurate per cui lo spirito è dentro, proprio nel senso di un corpo in un vestito. Le cose non stanno poi così. È un telesegnale. Non stanno così. E in genere ai margini, diciamo, di questo... e di questa struttura energetica della Terra vi è un numero incalcolabile di spiriti che non passa, ed è come se fosse affacciata a una finestra e vorrebbe vedere un po' più dentro, e talvolta può e talvolta non può, e talvolta per potere invia, ecco, dei segnali che vanno e vengono e sono costituiti da queste, da micro talvolta strutture animiche che arrivano sulla Terra, prendono il segnale e lo riportano. È una bella confusione. Perché alcuni possono e altri no? Ma diciamo che intanto non è conveniente che ci sia una presenza non controllate di spiriti in quest'arco di spazio terrestre. Molti, per un numero enorme di spiriti, questo non è possibile per motivi evolutivi, ma essi naturalmente sarebbero trascinati ugualmente a precipitarsi sulla Terra per motivi emotivi, avendo ancora delle strutture animiche. E quindi c'è una sorta di sbarramento e di barriera che naturalmente interessa prevalentemente però spiriti che hanno già lasciato la Terra da parecchio tempo, in ogni caso i cui orientamenti non sono quelli di ritornare sulla Terra. Mentre per tutti coloro che comunque dovranno ritornare o dovranno venire sulla Terra, ovviamente lo sbarramento non c'è, perché devono continuare o iniziare un'esperienza di contatto con la Terra. Da che cosa è formato lo sbarramento? Ma lo sbarramento è formato proprio da questa diversa struttura energetica che non lascia passare uno spirito. Quindi è automatico. È automatico. Lo spirito non può passare perché deve provvedersi di una struttura animica, ma la struttura animica è possibile soltanto in certe condizioni spirituali, oppure se viene consentito che il passaggio avvenga.
un certo senso la Terra è un pianeta sorvegliato proprio perché è un pianeta sul quale si effettuano esperienze dello spirito, che altrimenti sarebbe veramente una bella confusione. Ma non soltanto sarebbe una bella confusione, come dicevi tu, ma si verificherebbero dei guasti a livello biologico. E cioè, se non esistesse una regolamentazione anche delle incarnazioni, e le donne comincerebbero a partorire con parti multipli, perché vi sarebbe un numero enorme, un sovraccarico di spiriti che dovrebbero incarnarsi, e se avrebbero dei guasti proprio a livello genetico della specie umana. E invece anche questo deve essere impedito, e lo spirito ha in realtà una potenza e una capacità maggiore di quella dell'uomo. Cioè lo spirito come potenziale può influenzare certi fenomeni biologici in realtà, ma questo naturalmente deve essere regolamentato, altrimenti l'incarnazione sarebbe soggetto all'arbitrio più assoluto. Il rischio di una interferenza tra la tensione provocata da queste forme di energie animiche e il mondo delle leggi naturali. Cioè ognuna sta rigorosamente nel suo ambito. Ecco, questo proprio non lo direi. Non stanno proprio nel loro ambito. In realtà si svolgono molti fatti anomali. Interazione. E anche non tutti controllabili, per la verità. Si svolgono. Si svolgono perché da un lato c'è un controllo che viene effettuato, ma non è un controllo rigoroso in senso strettamente diciamo fisico-matematico, per cui vi sono degli ampi squarci in cui si verificano molti fatti anomali. In secondo luogo perché c'è anche da tenere presente che per quanto la Terra ci abbia una sua limitazione evolutiva, e cioè sappiamo che bene o male quello è il tipo di evoluzione, tuttavia però in questo arco evolutivo si possono verificare, si verificano continuamente delle anomalie di spiriti che non dovrebbero strettamente incarnarsi sulla Terra, ma che potrebbero farlo. E vengono lasciati passare gli spiriti che non avrebbero più bisogno della Terra, ma ugualmente vengono lasciati passare. E cioè voglio dire che c'è anche un margine di libertà e di discrezionalità e di cui qualsiasi spirito guida deve tener conto. Questo naturalmente verifica delle anomalie che comunque poi finiscono col rientrare sempre in quello che è il principio di Dio, dell'evoluzione poi della Terra, con tutte le difformità e le disuguaglianze. Questa organizzazione c'è anche su altri pianeti, nelle stesse condizioni del nostro. C'è dovunque, lo spirito va, diciamo, a entrare in contatto con realtà organizzate che non fanno parte del mondo dello spirito. Sì, c'è dovunque. Maestro, la proporzionalità che c'è per uno spirito tra appunto la sua evoluzione e il mandare una sua presenza, un suo messaggio a grande distanza è valida anche per la percezione dello spirito, per la capacità di percepire un messaggio più o meno debole. Sì, e questo discorso chiaramente rientra nell'ambito della sua evoluzione, è logico. In base alla sua evoluzione c'è un ampliamento di questo eco universale entro il quale tutto passa e tutto rimbalza e si amplia indubbiamente secondo il suo potenziale, perché a questo punto il potenziale dello spirito è infinito ed è eterno. Lo spirito teoricamente può arrivare dovunque, cioè nell'infinito. Questo potere è simile a quello di Dio, ma non può esercitarlo. Non ne ha i mezzi, i soli mezzi per esercitare questa capacità è l'accrescimento evolutivo, e cioè risvegliare il potenziale dentro di sé.
essendo la sua struttura simile a quella di Dio, ma non essendo Dio, lo spirito opera il discoprimento di sé, e in questo progressivo discoprimento della conoscenza e quindi della verità, contemporaneamente, in parallelo, aumenta il suo potenziale. Cioè c'è sempre una maggiore possibilità di risonanza. Esatto, sempre maggiore. Ed è chiaro che, ad esempio, in uno spirito di evoluzione minima, questa risonanza è minima. È sempre la stessa questione. Il bambino può muovere pochi passi e non sa e non può andare oltre, e man mano che cresce aumenta la sua autonomia. Certo, di fronte a questa grandiosa concezione dell'evoluzione appaiono ben misere le categorie umane tipo manicheo. Certamente, sono ben misere. Ridicolo, sono ben misere, si capisce. Maestro, quando uno spirito si avvicina ad un aspetto fisico quale un pianeta qualsiasi, un pianeta abitato, la sua percezione dalla psiche viene ridotta o alterata? Proprio come quando uno spirito si avvicina a un pianeta abitato, la sua percezione del pianeta diminuisce. Diminuisce perché incontra la barriera di cui dicevamo. Ed allora, a questo punto, egli può fare un'altra operazione che è una sua capacità, e cioè la capacità di conoscenza di ciò che è. Facciamo un esempio un po' più banale. Uno spirito di grande evoluzione, se deve conoscere per motivi del tutto spirituali, o comunque deve conoscere ciò che accade, per esempio, sul pianeta Terra, egli potrebbe esserne impedito da questa famosa barriera, ma egli può, e non ha alcuna necessità, fisicamente di venire sulla Terra. Egli semplicemente, se vuole, sa quello che accade sulla Terra. Questo fenomeno di sapere quello che accade senza operare un movimento e senza che in realtà lo spirito faccia niente, si verifica quando c'è una tangibile sproporzione, specialmente evolutive, tra il soggetto spirito e l'oggetto che è distante, e coincide con un'altra delle facoltà dello spirito di cui probabilmente non ne abbiamo parlato, ed è la facoltà dello spirito della conoscenza di ciò che è fuori, in virtù proprio di un potere che lo spirito è. Lo spirito acquista una serie di poteri che voi definireste magici in realtà, e sono poteri effettivi dello spirito. Lo spirito può conoscere ciò che accade quando si tratta di accadimenti non legati, per esempio, a una verità, per la quale la verità si raggiunge attraverso la conoscenza e l'evoluzione. Ma quelli che sono i movimenti dell'universo, o quelli che sono accadimenti nell'universo, non corrispondono con una verità, ma soltanto con una conoscenza oggettuale dell'evento. E allora lo spirito questo potere ce l'ha, di sapere ciò che accade senza necessariamente andarlo a vedere. È un po' l'onnipresenza di Dio. Esatto. Parli anche di uno spirito di grande evoluzione. Io parlavo ma questo livello più ridotto egualmente si verifica.
voglio dire anche per uno spirito di mediocre evoluzione che circola per la Terra, che devo dirti, non necessariamente deve andare in un certo posto per andare a verificare. Cioè c'è questa intuizione immediata, questa conoscenza immediata che può averle. Lo spirito ha sempre altri poteri rispetto all'uomo. Naturalmente in questo caso, ecco, funziona un po' lo spazio, perché uno spirito ancora, o che è perlomeno soggetto in quel momento a certe regole dello spazio, ma diciamo già lo spirito ce l'ha questo potere, proprio come vocazione della sua struttura, raggiunge grandi o enormi amplificazioni e anche moltiplicazioni poi di altre qualità con l'evoluzione. E allora con le grandi evoluzioni lo spirito ha anche il potere di influenzare eventi lontani dal sé, mentre invece uno spirito di mediocre evoluzione rispetto alla Terra non ce l'ha questo potere. Esatto, arriviamo a uno stadio di potenza che comincia a implicare anche la sfera spirituale. Poi si passa da una forma passiva di onnipresenza a forma attiva di onnipotenza. Certo. Ma poi tu dicevi che appunto queste sfere di grandissima evoluzione attuano poi il fenomeno di formazione di questi piani, di questi sistemi sovrannaturali. Sì, questa è una fra le infinite cose che fa lo spirito. È una fra le infinite cose, e purtroppo voi dovete vedere le cose in maniera riduttiva, si capisce? Non avete altri parametri, non avete altri modi, quindi per voi le cose appaiono sempre riduttive, ridotte. E quindi vi immaginate le cose da fare o le cose da non fare, e vi regolate in una maniera anche molto infantile, molto schematica. È tutto in piccolo, ecco, e anche molto all'insegna dell'inutile, tra l'altro. Diciamo che la maggior parte di tutte le cose che voi fate non interessano proprio queste sfere spirituali, sono del tutto inesistenti, sono solo funzionali alla vostra sopravvivenza, alla maniera di tenere occupata comunque una struttura psichica nel tempo della vostra vita. Sì, guai che non interessano anche il nostro spirito. A livello del singolo spirito molte cose passano e diventano materia di evoluzione, materia di conoscenze, quando sono un pochino importanti, utili, e non parliamo delle migliaia di cose inutili che fate, certo, che non servono a nessuno. Non diciamo al vostro spirito, ma neppure a voi in quanto viventi, tra l'altro, servono. Quindi figuratevi lo spirito e poi figuratevi, ecco, queste grandi enormi spiritualità. Va bene. Comunque non è che questo discorso debba demoralizzarvi rispetto alla vostra vita. Appare indubbiamente una dicotomia che potrebbe, ecco, scoraggiarvi, pensare a grandezze simili delle quali siete anche incapaci di formularvi l'immagine, e quindi tutte le vostre cose possono apparire inutili. Purtroppo molte cose vostre sono inutili, naturalmente. Sono inutili per lo spirito, però sono utili alla funzionalità della vostra psiche. Non potreste vivere altrimenti. La vostra psiche è regolata su un ritmo 24 ore su 24 e sugli anni, e quindi sul ciclo della vita. Nascita, infanzia, adolescenza, maturità, vecchiaia e morte. È un ciclo inevitabile, a ciascuno di questi cicli si lega un modo di essere, un modo di pensare e tutta una serie di attività e di atteggiamenti, molti dei quali sono
inutili, ma più che altro sono inutili i gravami e le modalità con cui esercitate e vivete questi periodi di esistenza. E cioè voi puntate tutte le vostre risorse, diciamo, sulle norme del vivere, sull'esteriorità della vita, sull'organizzazione esteriore della vostra psiche. Ed è qui che sbagliate, perché non vi preoccupate che poco invece dell'organizzazione che coincide con le esigenze reali delle vostre vite. E allora, puntando tutto sulla forma, voi fate un gran numero di cose inutili che non servono allo spirito. Molte di queste, vi dirò subito, non potreste comunque abolirle mai, sareste incapaci di vivere. E anche perché lo spirito ha poi un ritmo che non coincide con quello della psiche, e la psiche ha un ritmo di tipo sociale, che è fatto delle cose inutili, ma delle cose inutili ma che sono utili nel rapporto che le psiche hanno sulla terra, e dunque completamente non potreste sottrarvi mai. C'è una parte del corpo che deve vivere come corpo e non potete abolirlo, e quindi vi sono anche dei rapporti fra questi corpi, delle organizzazioni, delle normative che sono gravose, che sono sovrastrutturate, che possono essere destrutturate, viste, interpretate, vissute in altra chiave, ma comunque sempre attraverso chiavi umane. Siete degli spiriti incarnati, ma essendo incarnati non siete più completamente spiriti. E dunque di questo bisogna tener conto. Solo che voi avete esagerato e avete completamente capovolto la situazione e creato uno stato di sofferenza che non è solo dello spirito, ma che è diventato anche del corpo. E in questa poi sta la vostra confusione, la vostra paura, la vostra incertezza e anche la vostra impotenza e la vostra incapacità di capire da che parte andare.